Il tandem in testa alla classifica del campionato di Serie 1 di hockey su pista continua la corsa dei tre punti. Il centro Porsche Firenze Versilia Hockey Forte doma e un ispirato Valdagno con il punteggio di 4-2, pervenuto per due volte in vantaggio e per due volte raggiunto dai rossoblù. Di qui Giovanni supera Agnata, ma Pinazzara trova un errore difensivo vicentino per colpire con precisione. Anche in avvio di ripresa un altro errore difensivo, questa volta del Forte, viene capitalizzato dall'astuzia di Garcia. Una bella azione corale però viene realizzata da Tornel e poi ancora il solido Pinazzara fissa il 3-2 per il definitivo sorpasso con un tiro sotto la traversa. Valdagno che non demorde, ma il team rosso-blu è più lucido col 4-2 realizzato ancora da Tornel sul passaggio di Compagno, consolidando così la testa della classifica. Successo del Trissino a Breganze 5-3, pareggio 2-2 tra Montebello e Lodi. Nella girone B della Serie A2, sconfitta interna del Forte dei Marmi 11-2 con la rotellistica Camaiore, reti di Ambrosio e Giovanelli per i rossoblù, Camaiore 4 reti di Mattugini, 2 di Alonso, reti di Maremmani, Bellè, Brunelli, Pardini e Ninci. Sconfitta follonica della Pumas 5-3, reti viareggine di Carrieri e doppietta di Poletti. Posticipata all'8 di marzo Matera CGC e il 9 il CGC giocherà con il Salerno.